riuscire a capire che cosa abbiamo fatto adesso, dobbiamo però completare questa tabella, perché qui mancano due dati. Che cosa manca? E ovviamente, siccome noi dobbiamo usare un programma cartografico, qui mancano i riferimenti longitudine e latitudine di questa regione, perché noi supponiamo che in questo programma cartografico metteremo più regioni, quindi ogni flusso elettorale dovrà andarsi a collocare cartograficamente sopra la sua regione. Per vedere ad esempio dove sta la regione Umbria è semplice, basta andare in Google Maps e cercare all'interno di Google Maps ad esempio Perugia e poi chiedere a Google Maps di darci i punti che corrispondono ai punti cartografici a Perugia. Facciamo Perugia. Questo serve per sovraimporre i risultati elettorali ognuno sopra la sua regione. Se ci dà Perugia, un attimo, ecco, ci siamo arrivati. Noi facciamo uno zoom finché ce lo fa fare. Abbiamo un po' di quest'oggi di lentezza di rete. Zoomiamo ancora perché più zoomiamo più il punto cartografico è preciso. Stiamo zoomando verso il centro storico. Vedete? Un attimo, eh. Stiamo zoomando sul centro storico. Ci avviciniamo al massimo. Adesso possiamo anche vedere il lato cartografico. Stiamo per prendere il punto esatto di Perugia, per prendere il punto che sia significativo. Prendiamo ad esempio, come sempre si fa, un riferimento molto preciso, il centro di Perugia. Se in Google Maps fate tasto destro del mouse, che cosa c'è qui? E attendete un attimo, vedete che vi dice che cosa c'è qui, e questo è il valore in gradi nord dall'equatore, 43 gradi nord, e il valore in gradi est dal meridiano di Greenwich. È sufficiente cliccare, mantenere premuto e copiarlo, Ctrl C, andare su Excel ed incollarlo, Ctrl V. Ovviamente questi valori devono essere messi in una cella separata. Allora, la prima cosa da fare è, dato che QGIS preferisce le virgole, perché nel sistema italiano la virgola è la separazione decimale, mentre nel sistema americano è il punto, noi facciamo tab home, andiamo su trova e seleziona, trova, e qui gli diciamo, trovi tutti i punti, vedete, e me li sostituisci con le virgole, e questo viene fatto. Trova tutto e sostituisci. La ricerca è stata completata. Poi mettiamo il punto e virgola fra i due valori. Stiamo soltanto facendo un esempio, avremmo potuto farlo a mano, eh? E poi vedete, utilizziamo, siccome questi due valori devono essere in due colonne diverse, utilizziamo l'utilissimo tastino che adesso dobbiamo ritrovare, credo che sia in dati, esatto, testo in colonne, cioè ci dividi questo testo che è in una sola colonna, in due colonne, in due field, lo clicchiamo e apriamo questo pannello che già sembra di aver capito e diciamo che il delimitatore è punto e virgola. Vedete che i gradi di latitudine nord e di longitudine est sono stati divisi, non c'è nessun qualificatore di testo. Andiamo avanti con questa strategia, noi abbiamo diviso. Vedete i due gradi, qui ci scriviamo lat per indicare latitudine, qui ci scriviamo longe per indicare longitudine, abbiamo il riferimento dei candidati anche in longitudine e latitudine, non perché abbia un qualche senso per i candidati, ma perché graficamente l'oggetto dei voti ricevuti dal partito deve andare sopra la regione Umbria, quindi abbiamo bisogno di questi dati. A questo punto è sufficiente salvare, rispondere ai soliti due messaggi, chiudiamo, salviamo e adesso se andiamo a controllare manualmente all'interno del file ci rendiamo conto che finalmente tutto il nostro sorgente dati esterno per QGIS è pronto. Vedete, abbiamo questo database separato da virgole con anche la latitudine e la longitudine. Adesso capiremo perché ci servono questi due dati fondamentali, perché per collocare un oggetto all'interno di una mappa ci serve la latitudine e la longitudine. A QGIS, scusate, QGIS, che è un programma cartografico che si può
trovare in internet a distribuzione gratuita, dobbiamo dire adesso che la nostra entità è un testo delimitato, come dice, vedete questa virgola. Sfogliamo e individuiamo appunto all'interno della cartella desktop elezioni 2010, elezioni 2010 in CSV. Come sempre qui lui ha individuato che è il punto e virgola, che è il separatore, vuole solo sapere dove sta, ad esempio, la longitudine, il campo X, e dove sta la latitudine, cioè i miei dati di latitudine sono nel campo Y, i miei dati di longitudine nel campo X. E facciamo ok. Adesso dovrebbe costruire un oggetto vettoriale che sembra insignificante. Vedete questo puntino? Questo puntino corrisponde ad un oggetto cartografico che ha come tabella attributi la tabella creata con Excel. Sembra insignificante, ma in realtà dal punto di vista georeferenziale è perfetto perché c'è scritto che è 43 gradi nord e 12 gradi est. Quello che dobbiamo fare adesso è collocarlo al di sopra di una mappa dell'Italia. Ad esempio, prendiamo uno shape vettoriale, lo sfogliamo, prendiamo la mappa dell'Italia che viene fornita solitamente dall'Istat in formato shape e lo mettiamo come secondo layer di questo nostro esperimento. Vedete? Elezioni 2010 lo mettiamo come sovraimposto di modo che lo riusciamo a vedere. Se facciamo tasto destro, zoom sul layer, ecco che capiamo che la nostra serie di dati, cioè i dati relativi alle elezioni in Umbria 2000, sono state cartograficamente, diciamo, e correttamente inseriti sopra l'Umbria. Perché? Perché noi abbiamo fatto una georeferenziazione con i gradi nord e est, però diciamo, questo livello cartografico per noi non è sufficientemente evocativo perché non riusciamo a capire di che cosa si parla. Tasto destro sopra l'oggetto elezione 2010 andiamo a manipolare la tabella attributi e l'oggetto cartografico che invece deve rappresentarci questi tre partiti. Iniziamo per capirci con la visualizzazione diagrammi e andiamo in diagramma di testo e come vedete qui in maniera molto interessante QGIS ci presenta la serie di dati. Cioè del database di Excel, cioè ci dice quale campo volete mettere graficamente all'interno. Là io voglio mettere, prima di tutto, voglio mettere il nome del partito, perché devo capire che partito è, d'accordo? E dopo voglio mettere per esempio la percentuale, no? Poi lasciamogli, diciamo, come dire, scegliere i colori. La dimensione non deve essere fissa, perché non deve essere fissa? Perché se il partito ha preso tanto o poco, l'oggetto cartografico deve essere più grande o più piccolo. Diminuiamolo un po' perché ho verificato che sono troppo grandi quei valori 50. Vediamo, facciamo apply, vediamo che cosa succede. Vedete che iniziate a capire qui che già siamo ad un buon livello, perché adesso abbiamo capito che per esempio il centrodestra ha preso il 37%, il centrosinistra ha preso il 57,24 e l'UDC il 5,5. È un pochino piccolino perché meno prendi, diciamo, e più piccolo è. Vediamo così con una zoomata, ci rendiamo conto che lui risposta anche i dati a seconda della zoomata, ma continuiamo a elaborare questi dati. Perché ad esempio, siccome io non capisco che cos'è il 57 e il 37, io vado su proprietà, attendo un attimo e vediamo che cosa ci può fare. QGIS ha la possibilità di interpretare anche l'SQL. Io per esempio posso inserire un nuovo campo con il compilatore di espressioni SQL e gli posso dire, guardate che posso fare. Questo campo è molto simile al compilatore SQL che trovate ad esempio in Access. Fra i vari campi c'è il campo stringa e io gli dico ad esempio concatenami il valore percentuale, d'accordo, con l'addizione euro, con l'addizione, chiedo scusa, percentuale, nel senso io voglio che ci scriva percentuale, altrimenti non riesco a capire. Vediamo che al posto di 57,24 viene scritto 57,24%. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto una specie, uno microscopico script in SQL che dice di concatenare i valori del campo percentuale con la stringa di testo a percentuale. Vediamo che cosa dice. Sono tre i campi, questo qui lo eliminiamo perché non ci interessa più, facciamo apply, ok.
Vedete che adesso abbiamo una specie di pannellino che ci consente di analizzare una serie di celle testuali in maniera cartografica. Facendo così per ogni regione, noi avremo, diciamo, una vista d'insieme per capire come sono andate le lezioni. Ovviamente con strumenti come questi sono molto complicati, si possono fare tantissime altre cose, si possono aggiungere, ma quello che volevamo far vedere quest'oggi è l'intersezione dell'operatività di uno strumento come Microsoft Query, che è in grado di prelevare una sorgente di dati esterna da un sito web, darla in feed a Microsoft Excel, con il quale io posso ulteriormente produrre delle elaborazioni con Power Pivot, poi produrre un file CSV di testo e darlo a sua volta come feed per un oggetto cartografico a Quantum GIS, il quale a sua volta può produrre delle espressioni di tipo SQL per elaborare questi dati. Quindi una serie di dati che prima erano in formato esclusivamente testuale, vedete che si materializzano a seconda in correlazione della magnitudine dei dati. Cioè il partito che ha preso di più forma un oggetto cartografico più grande. E se uno, diciamo, assegna il corretto sistema di riferimento, che è il GWS84, perché nel 1984 un gruppo di persone si è riunito e ha deciso degli standard per la georeferenziazione, e assegna, diciamo, una georeferenziazione corretta all'evento Regioni Umbria, cioè l'evento è stata l'elezione regionale Umbria. Vedete che popolando tutta questa cartina si può creare una vista d'insieme molto utile, con la quale ad occhio si può capire come è andato un certo fenomeno, con una velocità molto maggiore di quella che, per esempio, per uno user si può produrre con la lettura di un file di testo o di un file di Excel. Grazie a tutti per aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics and Analytics Italia.